Gluten Free Expo nasce 3 anni fa come fiera dedicata ai prodotti e all'alimentazione senza glutine. Nasce da un'idea della nostra event manager Maria Pia Gandossi, che celiaca, che lavora con noi per quanto riguarda gli eventi sportivi. Ci siamo accorti che sul mercato mancava una fiera dedicata a questo tipo di produzione alimentare, e da lì è partita l'idea, si è partiti col progetto fino alla prima edizione, che abbiamo realizzato a Brescia nel 2012. La crescita continua ci ha portato oggi, con la terza edizione, a essere qui a Rimini, dove stiamo trovando uno sviluppo sia a livello nazionale che internazionale, e dove ci stiamo confermando come unica fiera internazionale a livello europeo dedicata proprio a questo tipo di produzione senza glutine. Il nostro mercato di riferimento è quello di un mercato in forte crescita, quello dei prodotti senza glutine, al quale si stanno affacciando numerose aziende che spaziano sia dal dietoterapeutico, cioè aziende farmaceutiche che producono alimenti senza glutine, ma negli ultimi mesi si stanno affacciando aziende alimentari che alla loro produzione tradizionale stanno affiancando quella del senza glutine, perché comunque il mercato ne fa richiesta. I numeri del fenomeno celiachia, o comunque del fenomeno senza glutine, sono legati essenzialmente principalmente alla celiachia, che è una malattia autoimmune che ad oggi interessa l'1% della popolazione. Un'altra grossa fetta di mercato nel senza glutine è data da chi soffre di sensibilità al glutine o intolleranza al glutine. Non esiste ancora una percentuale ben precisa, ma si stima si aggiri attorno al 6% della popolazione. Naturalmente, oltre a questi, c'è una buona componente di persone né sensibili né celiache, ma che ricercano un prodotto senza glutine, senza latte, senza uova, vegano, biologico, per questioni di benessere. Le aziende devono partecipare alla quarta edizione del Gluten Free Expo, perché siamo una fiera internazionale, siamo una fiera certificata, siamo una fiera che in un unico evento racchiude 2 giorni B2B e 2 giorni B2C, e dunque per le aziende siamo un'ottima vetrina verso il pubblico, che in un mercato così giovane è alla ricerca di prodotti, e verso tutti i buyer, i professionisti e il settore Horeca, che in un periodo come questo sta proprio cercando i fornitori giusti e da inserire nella propria rete distributiva. L'appuntamento per il prossimo anno, del 2015, è sempre a Rimini Fiera, dal 14 al 17 novembre. Vicino a tutte le persone che hanno intolleranze alimentari, e nel particolar caso oggi riferite al glutine. Noi cerchiamo di operare anche su una linea di prodotto che abbia come plasma di produzione senza lattosio e tutti i derivati del latte, senza trascurare quella che può essere la ricerca delle materie prime, solo prodotti di carne italiana. Oggi il Gluten Free ci dà la possibilità di entrare in un mercato sicuramente importante, dove ahimè ho visto molti bambini soffrire di questa intolleranza. La nostra azienda, insieme a altre aziende che operano nel territorio,
lavorando con un concetto continuo di qualità e tutela di se stessa, del territorio e delle persone che in esso vi abitano, ha cercato di portare avanti quelli che sono i valori e le tradizioni della nostra comunità. La Salama da Sugo ci ha dato l'opportunità di legare per storia, per tradizione e per cultura quello che è un prodotto a un futuro che possiamo andare a determinare avendo dei crismi di produzione. Tutto questo viene certificato e garantito, oggi scritto, attraverso IGP. Ecco, la Salama da Sugo come prodotto in qualche modo stagionato, che ha una storia e viene riconosciuto da quello che possono essere anche i chef più stellati, oggi ha finalmente il suo posto. E la Salama da Sugo è un concetto, va assaggiata, vissuta e condivisa. Cosa rimane? L'unica cosa da dire è assaggiatela. Solo l'assaggio potrà darvi le risposte a qualsiasi domanda.